Alberto Piani presenta Solo un cameriere. Un cameriere in un posto pulito, illuminato bene. Liberamente ispirato al racconto di Ernest Hemingway, un posto pulito, illuminato bene. Era tardi e tutti avevano lasciato il caffè, tranne un vecchio, seduto all'ombra, che le foglie dell'albero formavano contro la luce elettrica. Di giorno la strada era polverosa, ma di notte la rugiada fissava la polvere e al vecchio piaceva stare seduto fino a tardi perché era sordo. E di notte c'era un gran silenzio e lui avvertiva la differenza. Adesso è ubriaco. È ubriaco ogni notte. Perché voleva uccidersi? Come faccio a saperlo? Come ha fatto? Si è impiccato con una corda. Vorrei che andasse a casa. Non vado mai a letto prima delle 3. È quella l'ora di andare a letto? Non ho voglia di guardarlo. Vorrei che andasse a casa. Non ha rispetto per chi deve lavorare. Un altro brandy. Finito. Adesso chiuso. Un altro. Stasera basta. Il vecchio si alzò in piedi, contò lentamente i piattini, tolse di tasca un borsellino di cuoio e pagò, lasciando mezza peseta di mancia. Il cameriere lo seguì con lo sguardo mentre si allontanava lungo la strada. Uomo vecchissimo e camminava con passo incerto, ma con grande dignità. Perché non hai lasciato che restasse qui a bere? Voglio andare a letto. Può comprarsi una bottiglia e bersela a casa. Non è la stessa cosa. Dai, smettila di dire sciocchezze e chiudi a chiave. Io sono di quelli ai quali piace stare al caffè fino a tardi, con tutti quelli che non vogliono andare a letto, con tutti quelli che hanno bisogno di una luce per la notte. Io voglio andare a casa e a letto. Ogni notte io sono restio a chiudere, perché può esserci qualcuno che ha bisogno del caffè. Hombre, ci sono delle bodegas aperte tutta la notte. Non capisci. Questo è un caffè piacevole, pulito, è illuminato bene. La luce è molto buona e adesso ci sono anche le ombre delle foglie. Spegnendo la luce elettrica, il cameriere continuò la conversazione con se stesso. È la luce, naturalmente, ma bisogna che il locale sia piacevole e pulito. Non ci vuole la musica. La musica non ci vuole di certo. E non puoi stare dignitosamente in piedi davanti a un banco, anche se per queste ore della notte un banco è tutto quello che ti danno. Di che cosa aveva paura? Non era né paura né timore. Era un niente che conosceva troppo bene. Era tutto un niente. E anche un uomo era niente. Era soltanto questo. E tutto quello che voleva era la luce, e un certo ordine e una certa pulizia. Alcuni ci vivevano e non lo avvertivano mai, ma lui sapeva che era tutto nada, i pues nada, i nada, i pues nada. Nada nostro che sei nel nada, nada sia il nome tuo, il regno tuo nada. Sia la tua volontà nada in nada, come in nada.
Dacci questo nada, il nostro nada quotidiano. E nadaci il nostro nada come noi nadiamo i nostri nada. E non nadarci in nada, ma liberaci dai nada. Pues nada, ave niente, pieno di niente, niente sia con te. Il cameriere sorrise e si fermò davanti al banco di un bar con una lucente macchina da caffè a vapore. Cosa prende? Nada. Otro loco mal. Una tazzina. Vuole un'altra copita? No, grazie. La luce è molto viva e piacevole, ma il banco non è lucido. Non gli piacevano né i bar né le bodegas. Un caffè pulito, illuminato bene, era una cosa molto diversa. Adesso, senza pensarci più, sarebbe tornato nella sua stanza, si sarebbe messo a letto e, finalmente, alle prime luci dell'alba, si sarebbe addormentato. Dopotutto, si disse, probabilmente è soltanto insonnia. Chissà quanti ce l'hanno.